Molto piacere. Un ringraziamento poi sentito, perché la difficoltà di organizzare per i piccoli comuni, per le piccole realtà come le nostre, queste manifestazioni ci sono e ci sono sempre. Quindi la presenza di queste autorità superiori serve pure a ricordare a loro che la loro vicinanza occorre manifestarla con la presenza, ma anche con aiuti concreti. Quindi noi per il futuro ci aspettiamo evidentemente una ancora continua e maggiore collaborazione, per cui credo che questo sia un messaggio che possa essere raccolto. Poi un saluto particolare al deputato Antonio Verini, al vicepresidente della regione Daniela Stati, al vicepresidente che è un grande amico mio, al presidente della provincia Stefania Pezzopane, al consigliere regionale Anna Maria Bozzi e Angelo Di Paolo, che nell'ultima finanziaria hanno voluto manifestare con la loro presenza pure un segno tangibile di riconoscimento a questa nostra comunità, riconoscendo alle nostre associazioni, ai sbandieratori, un contributo utile per la loro crescita. Allora, a concludere, anche quest'anno ci accingiamo a chiudere la decima edizione. Il sentimento di vicinanza del popolo di Cerchio e di questi sindaci che qui sono presenti serve a dare un messaggio ancora di più di amicizia, a non dimenticare pure le tante problematiche che ci sono vicine al mondo del lavoro, al sentimento di pace che vuole essere anche un sentimento di amicizia, dei tanti conflitti che sono al di fuori della nostra comunità nazionale. Allora questo sentimento di amicizia, di pace, di serenità, di solidarietà, ecco, questo è il vero significato di questa manifestazione. Allora grazie, grazie, grazie di cuore a tutti quanti per la vostra partecipazione. Da Gianfranco Tedeschi una piccola intervista ad altre personalità. Stefania Pezzopane, presidente della... Grazie a voi, a questa meravigliosa comunità che riesce ancora una volta quest'anno a raccogliere insieme tante istituzioni, tante personalità, tante parti della cultura locale e regionale. E io sono onorata di partecipare qui questa sera a questa manifestazione assieme al vicepresidente della Giunta Oreste Gambise, al vicepresidente del Consiglio Lorenzo Berardinetti e al consigliere Gregorio Toccarelli. Abbiamo inteso essere presenti in numerosi perché vogliamo che questa comunità, che l'intera Marsica, senta la provincia vicina, costantemente presente. E vogliamo con la nostra presenza e con il nostro sostegno manifestare a questa manifestazione un particolare senso di amicizia e di volontà di sostenerla, perché ha un senso profondo quello di celebrare a tanti anni di distanza, assieme a tutte le autorità regionali, a tante amministrazioni comunali, alla Chiesa presente attraverso i suoi vertici, questa consegna dell'autorità religiosa all'autorità civile della bolla del perdono. In questo gesto c'è una forza e una carica simbolica che oggi dobbiamo vedere nella sua vera luce. C'è l'invito al perdono, all'indulgenza, ma c'è ancora di più l'invito alla riconciliazione. E sento che in questi giorni, in queste ore, nell'epoca che viviamo, un'epoca in cui ripudiamo la guerra nella nostra Costituzione, la ripudiamo con i trattati internazionali, ma purtroppo siamo costretti ancora a vivere in un'economia di guerra, ecco, quel messaggio antico di Bonifacio VIII, quel messaggio che la comunità religiosa sapeva dare alla comunità civile è ancora e profondamente attuale, l'invito a riconciliarci. La storia non la fanno le guerre, la storia la fanno gli accordi, i trattati, il modo di trovare l'equilibrio giusto. E tanto è vero, mentre viviamo in questi giorni, in queste ore, un conflitto lacerante che si trascina da troppi anni, da troppo tempo in Medio Oriente. E le parole di Carlo Maria Martini che dice risolviamo quel conflitto e risolveremo la pace nel mondo è un invito, un monito a tutti noi, autorità e istituzioni, ad affrontare seriamente quel conflitto per vivere in tutto il pianeta
meglio e in una condizione di pace. Poi certo il messaggio è anche alla riconciliazione, pur nelle differenze tra le forze politiche, tra le diverse identità, tra le diverse religioni, ma pensare sempre insieme ai valori comuni, piuttosto a quello che ci unisce, che non a quello che ci divide. Questo è il messaggio che credo vada consegnato oggi a tutti noi, che dobbiamo poi cercare di mantenerlo vivo e di renderlo vivo con i gesti concreti. Grazie ancora Sindaco, grazie al Parroco, grazie ai rappresentanti della Regione, al Deputato, a tutti i rappresentanti delle nostre istituzioni e a chi, manifestanti, organizzazioni, associazioni culturali, lavorano tutto l'anno. Noi veniamo qui oggi, ma c'è chi ci lavora tutto l'anno per renderci questa giornata festosa. Grazie davvero. Stefania Pezzopane, grazie per la provincia di L'Aquila. Dalla provincia alla regione, Daniela Stati, vicepresidente del Consiglio, grazie anche a lei. Buonasera a tutti. Io non posso che fare i complimenti a chi prima di me ha parlato. Non mi dilungherò molto, è doveroso un saluto da parte del Consiglio regionale e dell'intera Assise. Un messaggio di pace, un messaggio importante. Quello che mi emoziona oggi è vedere in questa piazza tanti sindaci, tante istituzioni legate dalle fasce, da un tricolore importante che sicuramente è segno di libertà, è segno di pace, è segno di rispetto. Non posso che fare i complimenti a chi ha organizzato questa bella manifestazione e volevo soffermarmi un secondo solo sulla concretezza di Gianfranco, che come al solito mi sembrava che il messaggio è senza soldi non si canta messa. Noi che possiamo dirti Gianfranco? Siamo presenti e cercheremo di aiutarti sia dalla maggioranza che dall'opposizione, perché facciamo i politici e non i combattenti. Ti siamo vicini sicuramente in questa organizzazione e siamo vicini al nuovo sindaco facendogli tanti auguri. Buonasera a tutti. Vicepresidente del Consiglio regionale. Onorevole Antonio Verini, due parole da parte sua. Grazie, è doveroso, no? Grazie, ringrazio innanzitutto gli organizzatori, il signor sindaco di questa importante cittadina, Gianfranco Tedeschi che di fatto è stato l'animatore, l'organizzatore di questa manifestazione molto significativa. La nostra provincia è ricca di questi eventi e sono i grandi eventi come questo evento che poi uniscono la gente, che unisce poi la gente, uniscono i cittadini. Ecco, io vedo qui la presenza, oltre che delle autorità, una presenza e una rappresentanza molto importante, perché mi diceva Gianfranco che di 33 comunità di questo territorio circa 27-28 sono oggi presenti, ma oltre che le autorità, la Presidente della Provincia, il Vicepresidente della Regione e tant'altri che non cito, vedo molta gente presente e questa è la vera manifestazione, quando il popolo si avvicina ai grandi eventi e questo è un grande evento. La riconciliazione, la perdonanza, se noi perdoniamo, se noi capiamo l'altro, allora veramente possiamo stare insieme, evitiamo le guerre a cui faceva riferimento la Presidente della Provincia, evitiamo anche i conflitti fra la gente all'interno della stessa comunità, cioè insieme, quando ci comprendiamo possiamo andare avanti. Grazie. Grazie anche ad Antonio Verini.